Da sempre gli artisti si sono autodefiniti creatori e hanno visto le loro attività paragonabili o susseguenti al mito della creazione del mondo. Il pittore, lo scultore, lo scrittore epico, il poeta teatrale creano una nuova natura, un uomo nuovo. Gli architetti ricostruiscono un guscio in cui vivere. I compositori, uno spazio mentale di suoni. Tutti costoro creano mondi che prima non esistevano. Hermann Nisch forse è il primo artista che, coscientemente, cerca di superare questa concezione. Per lui, che ha riflettuto molto sul lavoro dell'artista, questo pensiero della creazione artistica sostanzialmente non è più sufficiente. Egli non vede l'artista soltanto come creatore attivo, ma anche nel ruolo passivo della sofferenza. Chi dice sì alla sofferenza, al dolore, all'esistenza del peccato, arriva inevitabilmente alla passione. Hermann Nisch, nell'esistenza artistica, vede il parallelo tra la genesi e la passione. Nel suo concetto artistico, cerca di unire il mito dei sei giorni della genesi con gli eventi della settimana di passione, quindi con la sofferenza di Cristo nella settimana santa. Non per caso, a tanti dei suoi dipinti versati con camicia da lavoro, ha dato dei nomi di stazioni della Via Crucis, facendo intendere che tutta la vita non è concepibile senza dolore, che tutti noi siamo venuti a questo mondo accompagnati da esso e che le vite non possono né nascere né svilupparsi senza dolore, e ciò fino alla nostra morte. A chi ha in mente il dolore, verrà presto da pensare anche al sacrificio. In origine, il sacrificio aveva lo scopo di placare i poteri che decidevano del dolore. Hermann Nisch concepisce l'attività artistica, determinata dalla passione dell'artista, come sacrificio rituale o come sostituto del sacrificio, secondo quanto formulato in un manifesto del 1962. Il sacrificio vuole evitare del tutto la passione, mentre il sostituto del sacrificio tende a mitigarla quando ciò non è possibile. Chi pensa così non può essere allo stesso tempo legato a un'idea di creazione libera da pensieri e preoccupazioni.
Hermann Nisch sa di non trovarsi più all'inizio dei tempi, come è implicito in ogni opera susseguente all'atto della creazione, all'inizio della Genesi, ma alla fine del mondo. Sa anche che la storia del mondo è una storia di catastrofi, non soltanto dalla comparsa dell'uomo, ma da sempre. Perciò nel suo lavoro si chiede: il mondo non può iniziare ancora una volta ex novo? Egli sa che Genesi e Passione non si possono separare, soprattutto perché la Passione implica anche il desiderio di un nuovo inizio e di un nuovo corso dei tempi. Dalla sera del Golgota si torna alla mattina del sesto giorno della creazione, dal crepuscolo e dalla disperazione del Monte degli Ulivi alla chiarezza e all'innocenza del Paradiso. Ciò non è possibile, però l'arte di Hermann Nisch ci raccomanda di pensarci insieme a lui e di dimenticare per un attimo il dolore causato dall'impossibilità della sua realizzazione. Quando parliamo di liberazione, emerge subito la domanda: liberazione, ma da che cosa? Liberazione dal mondo, dall'obbligo di cercare un senso nell'esistenza del mondo e nella nostra propria esistenza, dalla nostra sofferenza nel mondo e del mondo, o dal nostro sentimento di corresponsabilità, dalla quale, come testimoni degli avvenimenti del mondo, non riusciamo a liberarci? Hermann Nisch a questa domanda ha trovato una risposta particolare. Se per i grandi fondatori di religioni nomina esplicitamente Buddha e Cristo, era possibile aspirare a una liberazione totale, l'artista può fissare come meta una liberazione parziale. A partire da quest'idea di liberazione parziale, il corso delle azioni del teatro di orge e misteri può essere interpretato e compreso. Se guardiamo le azioni del teatro di orge e misteri nel loro complesso, a prima vista ci può risultare difficile vederne una collocazione per il pensiero della liberazione. Thank you.
Superando Nietzsche, Hermann Nietzsche, nel suo teatro di orge e misteri e nelle sue basi teoriche, cerca di attuare la riconciliazione delle forze opposte di Cristo e Dioniso, di collegare gli elementi del dionisiaco con quelli cristiani o far seguire gli uni agli altri. Così si chiede se la lacerazione di Dioniso, raccontato nei miti antichi, non significhi già un parallelo, se non addirittura un presentimento, della morte in croce. Le figure del Messia e di Dioniso non sono già collegate attraverso l'idea del sacrificio? Per descrivere la realtà con tutti gli aspetti e sfumature conoscibili, con il suo rumore, i suoi odori, il suo gusto, si è giunti presto a un'ipertrofia di aggettivi, insopportabili anche per l'autore stesso, a un accumulo di neologismi e a una costruzione della frase troppo carica di significati. Anche se la parola action può sembrare più generica e originale se confrontata con la malaction, in ogni caso la pittura di Hermann Nietzsche è più di ciò che ne rimane. Racchiude le idee fondamentali del suo azionismo. In essa si incarna in forma più pura il momento della spontaneità, che è così importante per l'artista e che implica lo scarico dei lati inconsci della propria personalità. Hermann Nietzsche una volta disse: «Volevo tutto grande». Una sua inclinazione al gigantesco non può essere negata. Però, se qualcuno cerca di guardare l'intera storia dell'umanità, se pensa in continuazione alle tappe più significative della nostra storia del pensiero e cerca di scoprire le loro relazioni, se vuole afferrare e abbracciare tutto il cosmo e mettersi in accordo con tutta la creazione e sviluppando una teoria d'arte che prende tutto come motivo e si chiede: perché siamo qui? Perché esiste l'arte? Qual è il suo senso? Qual è il suo compito? Questa concezione non si può avere se non in grande, e ad essa devono anche corrispondere le dimensioni del lavoro. A un'opera sentita come grande corrisponde una durata di più ore e giornate, corrisponde l'ampiezza dei luoghi nel e nei dintorni del castello di Prinzendorf, corrispondono i più di 100 interpreti della rappresentazione di 3 e 6 giornate, inclusi musicisti, le centinaia di aiutanti e tutto ciò che si può concepire come superlativo esteriore. A ciò corrisponde anche il formato delle sue tele che si uniscono in serie e, non da ultimo, la dimensione della sua retrospettiva qui nel Martin Gropius Bau. Maestro, le volevo chiedere l'importanza della sua pittura all'interno del teatro della performance, all'interno del teatro delle orge dei misteri. Also, meine Aktionsmalerei ist, würde ich sagen, die erste Stufe der Realisation eines Aktionsmalereis. Weil der Maler erregt sich vor der Leinwand und tiefe Malerei hat. Prozesscharakter, die wir fernsehen.
Maestro, le vorrei porre una seconda domanda. Trova differenza tra il suo lavoro degli anni 60 e 70 e quello attuale? Cioè, che evoluzione ha avuto la sua poetica? Ich war vor kurzem in Holland, in Tilburg von der Universität und von der Kunsthochschule eingeladen und habe dort eine Woche lang Berichteseminare abgegeben, Konzerte gemacht und habe eine Mitreaktion durchgeführt. Und ich muss sagen, die jungen Leute sind schon wesentlich mehr informiert und Performance ist doch viel mehr eine Kunstgattung geworden, als das zu einer Zeit war. Nel Teatro delle Orge dei Misteri, lei mira ad un'opera d'arte totale, quindi scrive anche la musica, la partitura musicale che viene poi riproposta all'interno della performance, dell'azione. Che importanza ha la musica? Perché la scrive lei e che ruolo ha? Meine Musik ist von der Nation und Fall von der Nation fern, nicht wegzudenken. Diese Musik ist ein entscheidender und ganz wichtiger Bestandteil meines Theaters. Was ich machen möchte, ist ja eine neue Form von Gesamtkunst. Und da spielt das Hör natürlich eine ganz, ganz große Rolle. Und meine Musik wird abgeleitet vom Geschrei, vorsprachlichen Äußerungen, Lärm- und Geräuschäußerungen, die durch die Regeln bedingt sind. Und da hat man nur Musik, eine dramatische Musik, ihre Musik.